Ciao e bentrovati sul mio canale. Come potete vedere ci sono svariate modifiche che sono state effettuate sulla stampante. È una modifica che consiglio a tutti i processori della ANET A2 o l'equivalente Tevo Tarantula. Si tratta di interventi fatti sui profilati di alluminio per far sì che le giunzioni sui profilati siano molto più robuste. È stata utilizzata la bulloneria M6 in aggiunta ai supporti in alluminio standard. È l'insieme del telaio dell'ANET A2. Il telaio di base si compone di questo profilato qui e lateralmente si vanno a inserire questi due così. Allora, il sistema di angolari originale non dà la rigidità che mi aspettavo. Pertanto ho deciso di creare un tirante passante per profilato centrale che accoppia questi due elementi. Un'altra cosa che vado a fare è inserire delle spine in modo che i due elementi siano allineati, perché quello che si verifica adesso è che è difficile mantenere allineati i due pezzi soltanto con gli angolari di alluminio. Abbiamo trovato due spine rettificate che andiamo a inserire qui, una da una parte e una dall'altra. A posto. Vado a praticare un foro da qui per inserire delle bussole d'ottone. Allora, una delle bussole è fatta così, consente di avvitare una vite M6. Questa bussola andrà inserita qua dentro. Un'altra bussola invece senza filettatura andrà da quest'altra parte. Usiamo un po' il nastro. Ok, quindi adesso andiamo a forare il profilato. Qui andranno fatte poi delle filettature da 6 M6 qui, perché fisseremo di testa anche i profilati che vanno verso, che compongono il ponte. Quindi oltre all'angolare mettiamo delle viti di testa qui. Quindi questo logicamente andrà portato a misura in modo che non sporge, e va creata un'altra bussola qui col foro da 6 per consentire di accoppiare così due elementi. Questa è l'idea. La vite verrà avvitata da qui con una chiave lunga. Sul lungherone lungo, sul profilato lungo, dobbiamo andare a ricavare tre fori, due fori da 5 mm per le spine, per l'allineamento, e un foro centrale da 6 mm per la vite. Vado ad allargare subito il foro centrale con una punta da 6 e qualche cosa, perché tanto serve per far passare la vite. Praticamente abbiamo l'accoppiamento di questo pezzo. Vedete le spine come entrano precise? I pezzi sono allineati tra di loro. Questo ci garantisce che le due spalle del ponte sono allineate. Quindi questa va qua dentro. Non so se la vedete. Questa va qua dentro. Ok, ho completato anche la riduzione della bussola filettata. Ora quello che manca è una vite abbastanza lunga per accoppiare tutti i profilati. Ho trovato questa vite, ho una gamba liscia, quindi adesso vado ad allungargli la filettatura.
è più che adeguata. Allora, vado a inserire la vite qui. Cominciamo ad avvitare. Adesso vediamo come piano piano la vite andrà a tirare il profilato. Sono perfettamente solidali tra loro. Questo senza quel sistema usato dalla Anet per fissare gli angolari. È molto molto robusto. Quindi con questa modifica possiamo rendere la nostra stampante estremamente più rigida. Ho finito di montare la base e mi sono accorto di questo difetto. Non sono questi piani, probabilmente non sono in squadro. Quindi adesso smonto nuovamente i profilati e rifaccio i piani alla fresatrice. Ho colorato in blu i piani per vedere quando è che la fresa mangia su tutta la superficie. Allora, rimontandolo ho pensato di lasciare le spine più lunghe in modo che entrino leggermente l'una dentro l'altra i due pezzi. Allora, dopo questo intervento andiamo a rivedere se i pezzi sono allineati. C'è una leggerissima luce, ma rispetto a prima c'è un significativo miglioramento. Adesso prepariamo una sede per una vite passante che si va a filettare all'interno di questo profilato. Ci viene in aiuto la predisposizione di questi fori che ci sono, che praticamente sono adatti per effettuare una filettatura M6. Qui vado a predisporre i fori con l'ancoraggio del ponte alla base. Vogliamo incamiciare le teste delle brugole in modo che non sporgano. Volendo si può lasciare la vite esposta o prendere delle viti con la testa molto larga e semplificare il lavoro. Allora, quindi abbiamo predisposto questo foro qui e la filettatura qui in testa al profilato. Adesso lo andiamo a agganciare al ponte questo qui. Ok, abbiamo forato e incamiciato il profilato. Questo qui va qui. Ora siamo quasi arrivati alla fine. Mancherebbe da predisporre i fori per la parte alta e per chiudere il ponte. Adesso, cioè, i pezzi che vanno inviati probabilmente non sono precisi. Ce ne accorgiamo da cosa? La luce da qua e qua del ponte rispetto a quella che abbiamo qui sotto è superiore. È vero che io ho spianato il supporto inferiore, ma ho levato soltanto qualche decimo, ma qui è la differenza di millimetri. Quindi adesso ci facciamo con due pezzetti di legno abbastanza rigido, quello che volete, una sorta di registro passo non passo. Adesso, quindi qui vediamo che passa preciso, no? Se andiamo a confrontare sopra vediamo che c'è del lasco, che è abbastanza consistente. Allora ci prendiamo una morsa, ci andiamo a mettere un metodo un po' casareccio, però
riproviamo un'altra volta. Andiamo a fare i due pezzi. Qui va bene. Qui va bene. Allora, prendiamo il calibro e vediamo di quanto siamo poi. 2,11 mm. Ok, quindi ho fatto i fori anche per quest'altro lato. Andiamo a montare il tutto. A posto. Finito. Come potete vedere, si regge perfettamente senza i profili di alluminio che vengono forniti in dotazione. Questo non vuol dire che non li dovete utilizzare, ma semplicemente che già così il telaio è molto più rigido rispetto ai profili e riuscite a gestire correttamente le geometrie del ponte. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima!